Buongiorno, benvenuti e vi ringrazio di questa folta partecipazione. Il momento di lavoro di oggi vuole essere appunto un momento in cui riprendiamo un po' le fila di un lavoro che è iniziato lo scorso anno. E tengo molto a sottolineare il fatto che si tratti di un lavoro in corso. Non siamo qui a fare una riflessione astratta sulla scuola, siamo qui a condividere un'esperienza di scuola, di fare scuola, come credo possa e debba essere auspicabile un po' in tutte le scuole, che riflettendo sull'esperienza nascano questioni, domande, un po' come dopo vi dirò è accaduto proprio a noi nel lavoro quotidiano ordinario. Siamo qui a condividere questa esperienza di lavoro con due amici, il professor Marco Bersanelli, docente di professore di astrofisica all'Università degli Studi di Milano, e il professor Costantino Esposito, professore di storia della filosofia all'Università di Bari. Intanto ringraziamo. Dicevo, due amici che in questi anni ci stanno proprio accompagnando e anche questa loro presenza è un po' sulla linea dell'osservazione che ho appena fatto. Non abbiamo bisogno di solo di esperti, intendiamoci, siamo sempre alla ricerca di maestri, in questi giorni ne incontreremo diversi, ma abbiamo bisogno di persone che, indicandoci un cammino, grazie alla profondità del loro lavoro, della loro esperienza, possano, nei tempi e nei modi che la vita frenetica di tutti consente, di condividere un'esperienza appunto di lavoro. Una breve sintesi appunto del percorso fatto fino ad ora che ci ha portato fin qui. L'anno scorso abbiamo iniziato queste giornate che, così in modo anche forse un po' presuntuoso, chiamiamo giornate di formazione, che hanno lo scopo che vi ho appena detto, da una frase di Papa Francesco, spalancare ampie visioni in spazi ristretti. E abbiamo identificato quegli spazi ristretti con le materie, cioè con ciò che si insegna. Questo desiderio che abbiamo visto descritto da questa frase, spalancare ampie visioni, cercando dentro il percorso dell'insegnamento delle materie ciò che è davvero essenziale, perché ciò che è ampio è essenziale. E facendo questo lavoro veramente ordinario, condiviso nei dipartimenti orari, disciplinari, piuttosto che nei dialoghi che sorgono dopo le lezioni, ci siamo accorti, molti di noi si sono accorti, che questa ricerca dell'essenziale, questa tensione alla sintesi, si impatta con il tema della complessità. Ed è proprio questo il tema che oggi mettiamo al centro della nostra attenzione, iniziando questa che vorrebbe essere veramente una conversazione con i nostri due relatori, ma poi aprendo al dialogo. Quindi la prima domanda che vado proprio a porre è, nella vostra esperienza, che cosa è la complessità, qual è il connotato che voi attribuite a questo termine di complessità? Inizia il professor Bersanelli. Buongiorno, grazie di questa occasione che è veramente anche per me un'occasione di dialogo con il mio amico Costantino, con cui
abbiamo già dialogato altre volte su cose che ci stanno a cuore e con tutti voi. Quello che il tema è molto interessante, è un tema anche complesso, è un tema affascinante e io proverò a dare qualche spunto, qualche suggerimento che appunto nasce dall'esperienza di tentativo di conoscenza che vivo nel mio lavoro, che è il lavoro scientifico. È un tentativo di dare degli spunti più che altro per un dialogo tra noi adesso, ma possibilmente anche per un approfondimento durante l'anno, no? Credo che dentro questa suggestione della complessità ci siano strade da scoprire, ci siano percorsi in cui immedesimarsi in modo nuovo anche. Lo dico appunto cominciando a sottolineare che dal punto di vista scientifico il tema della complessità è un tema molto dibattuto, è un tema sul quale c'è anche una certa controversia tra diversi punti di vista. Perché? Perché è molto difficile, nonostante appunto, soprattutto negli ultimi anni, si sia tentato di entrare in modo sempre più rigoroso nello studio di quelli che si chiamano sistemi complessi, no? Ecco, nonostante tutti gli sforzi, ancora oggi manca una buona definizione di che cosa sia la complessità, per non parlare di quello che uno scienziato normalmente cerca sempre di fare, e cioè di dare una grandezza quantitativa, misurabile, che corrisponda al grado di complessità di un sistema. Questo ancora non c'è, ci sono dei tentativi, è una materia in evoluzione, diciamo, no? Ci sono delle caratteristiche abbastanza ben descrivibili dal punto di vista qualitativo, se non altro, che caratterizzano ciò che è complesso. Sono, diciamo così, delle condizioni necessarie, probabilmente nessuna di queste sufficienti, per caratterizzare una realtà come una realtà complessa, come un sistema come un sistema complesso. Innanzitutto, e questo diciamo corrisponde abbastanza anche al nostro modo di intuire, no? questo tipo di realtà. Un sistema complesso è composto da un grandissimo numero di elementi. Questa è una prima, diciamo, caratterizzazione, che se volete è abbastanza ovvia, ma chiaramente non sufficiente. Non basta per essere complesso una realtà, un sistema, essere composto da un enorme numero di elementi, perché ciò che è caratteristico della complessità è l'interazione tra gli elementi, è il rapporto che c'è tra ogni elemento e tutti gli altri elementi, tra il singolo elemento e il sistema in cui è compreso. E queste relazioni in un sistema complesso, e prendiamo descrivere altre proprietà, diciamo, no? Tipicamente di diverso tipo, cioè non c'è un unico modo con cui un elemento interagisce con gli altri, ma ci sono come piani diversi di relazione, gerarchie di relazione tra il singolo sistema, un sottosistema a volte, no? E il sistema intero. Quindi una gerarchia di organizzazione nelle relazioni tra i singoli elementi.
In tutto questo, il singolo elemento ha un comportamento, il singolo elemento elementare, quindi, ha un comportamento in sé prevedibile. Il singolo elemento possiamo prevedere come possiamo, almeno in alcuni casi, farò qualche esempio tra un attimo, possiamo scrivere delle leggi quantitative deterministiche che descrivano il comportamento locale del singolo elemento. Ma in un sistema complesso non abbiamo, e poi magari il professor Esposito scaverà su questo, non abbiamo, o pensiamo che sia impossibile avere, un algoritmo, un modello, una descrizione globale del sistema. C'è qualcosa che sfugge quando si parla del sistema nella sua interezza, che sfugge dalla combinazione degli elementi singoli, ciascuno dei quali è prevedibile, ha un comportamento prevedibile. Quindi, diciamo, un sistema complesso si presenta come la combinazione di una grande varietà di componenti che nella loro interezza producono, generano un qualcosa di organico, un soggetto organico che appunto ha un comportamento che non può immediatamente essere dedotto dal comportamento delle sue parti. Ci sono, tornerò poi su questo ancora per accennare a qualche ulteriore osservazione, ma ci sono diversi esempi in natura. Già nel mondo animato, inanimato e relativamente semplice, che ci portano a renderci conto di quello di cui stiamo parlando. Per esempio, un esempio classico che si fa in questi casi sono i fiocchi di neve. Pensate, un bambino, no? Possiamo tornare tutti bambini con i nostri bambini a guardare con la lente i fiocchi di neve, perché i fiocchi di neve hanno una varietà di forme, di geometrie, con simmetrie di una anche forza estetica non indifferente, e tutte queste simmetrie sono prodotte in modo pressoché imprevedibile, ma sono prodotte dalla molecola dell'acqua, dalle proprietà di molecole, ciascuna delle quali noi possiamo prevedere e caratterizzare, quantificare precisamente le proprietà. Ma la ricchezza di sistemi che vengono generati in certe condizioni, dall'acqua che ghiaccia, eccoci, da un esempio del passaggio a un livello, a un grado di complessità superiore. Ecco, quello che gli scienziati, anche quelli, io non mi occupo precisamente di fisica della complessità o di complessità, ma i miei colleghi che si occupano di queste cose, ancora oggi non sono riusciti a dare una misura quantitativa del grado di complessità, per esempio, di un fiocco di neve. Ci sono gli elementi che ho provato ad accennare prima, ma ci sono altri fenomeni di cui diciamo tutti noi abbiamo esperienza, anche un ragazzino forse si sarà accorto andando al mare che la sabbia, una spiaggia, no? Una distesa di sabbia, appunto un enorme numero di elementi. No? Pensate quanti granelli di sabbia ci sono sul litorale tra Rimini e Riccione, no? Una grande quantità, ma di per sé una grande massa di granelli di sabbia non è un sistema complesso, non è complesso, perché? Perché non ci sono relazioni significativamente ricche tra il singolo granello e gli altri granelli. Tuttavia, in certe condizioni emergono delle situazioni in cui
le relazioni tra i granelli non sono semplicemente il contatto tra il singolo granello e quelli vicini, ma emerge, appare qualcosa di diverso. Per esempio, ci si può accorgere, no, che si formano queste increspature, queste onde, no? Le abbiamo viste al mare o nel deserto, come in questo caso. Ecco che c'è un comportamento collettivo che non è più immediatamente riducibile al comportamento del singolo grano. È come se i granelli si fossero messi d'accordo per comportarsi insieme in un certo modo. Appunto, vedete che c'è qualcosa che sfugge, è dentro l'interazione tra questo enorme numero di elementi e le condizioni del contesto nel quale questi elementi si trovano. Un altro esempio che ci porta su un piano un pochino diverso è quello di, per esempio, questo è un termitaio, queste grandi cattedrali, vengono chiamate così, costruite dalle formiche. Ogni singola formica non ha alcuna idea di questo, non ha alcuna idea dell'architettura che si sta generando, eppure centinaia di migliaia di formiche insieme, ciascuna facendo un pezzettino di lavoro con quel granellino di sabbia, nella interazione tra le singole formiche, che appunto nessuno riesce bene a capire com'è, ma produce qualcosa che è un insieme, che è un soggetto, che è qualcosa che ha delle proprietà che emergono in modo nuovo. Ecco, è un grado di complessità, è un grado di complessità superiore. Oltre a questo, adesso accenno soltanto, ma non è soltanto lo studio di certi fenomeni naturali come quelli a cui ho accennato, ma anche lo studio della complessità oggi ha delle applicazioni straordinariamente importanti, no? Per esempio nell'economia, l'andamento dei mercati ha proprietà, diciamo, che si tenta di leggere, gli economisti tendono di leggere in termini di complessità, di sistemi complessi. Un altro esempio è il traffico, la distribuzione del traffico e così via. Bene, l'oggetto, sto facendo qualche esempio, arrivo a quello che è l'esempio oggi di gran lunga più complesso oggi a nostra conoscenza, l'oggetto naturale più complesso che oggi noi conosciamo è il cervello umano. E tra l'altro di questo sicuramente accennerà Andrea Moro dopodomani, ecco, il cervello umano, questo non è un cervello umano, ma c'è un'analogia impressionante fra la vastità del cervello umano e la vastità dell'universo. In quale senso? Che le stelle che vedete in questo ammasso stellare, sono solo una piccolissima parte delle stelle della nostra galassia. In questa immagine noi vediamo, diciamo, alcune migliaia di stelle, in questa immagine. Ma nella nostra galassia ci sono circa 100 miliardi di stelle. Non vi ho mostrato l'immagine della nostra galassia perché non riusciamo a vedere le singole stelle. Qui almeno vediamo le singole stelle. Ma immaginate di moltiplicare, ok, questo per 100 milioni. Ecco, quello è il numero di stelle che abbiamo nella nostra galassia. Il nostro cervello contiene circa 100 miliardi di neuroni. Ma, attenzione, vedete qui il punto, la nostra galassia non è un sistema complesso. Perché? Perché un po' come i granelli di sabbia, di cui abbiamo fatto menzione prima, le relazioni tra le stelle sono relazioni univoche, statiche e, per così dire, senza una struttura particolare. È la legge di gravitazione, è l'unica, la forza di gravitazione è l'unica, sostanzialmente l'unica cosa che lega
tra loro le stelle le lega tutte nello stesso modo, mentre i 100 miliardi di neuroni nel cervello umano sono connessi, interconnessi tra di loro, con ciascun neurone qualcosa come 10.000 sinapsi, quindi dovete moltiplicare per 10.000, ma soprattutto le interazioni sono specifiche, sono appunto complesse. Abbiamo nella corteccia cerebrale una fitta rete di interconnessioni reciproche e specifiche. Non è che ogni neurone è in rapporto con tutti gli altri neuroni allo stesso modo, no, è in rapporto in un modo preciso. E se io stimolo un neurone, quel neurone andrà a stimolare un certo numero ben preciso di altri neuroni, ciascuno dei quali è connesso con... è una dinamica in cui una piccola perturbazione, un piccolo movimento, un piccolo segnale in un punto produce una ricchezza di fenomeni che diventa incalcolabile, incalcolabile. È interessante questo, io non sono affatto un esperto, ma appunto magari con Andrea potete approfondire, ma oggi gli studi di neuroscienza indicano proprio in questo tipo di fenomeni, in modo ancora tutto, diciamo, il supporto fisico, cervello è una roba fisica, no? Lo può studiare, ma è lì, in questa relazione incalcolabile, dove abbiamo il supporto a livello cosciente. Quindi c'è un passaggio di realtà, da una realtà materiale a una realtà che è la coscienza, in modi ancora tutti da scoprire, se mai si arriverà a scoprire qualcosa veramente da questo punto di vista. La sto facendo più lunga di quello che pensavo. Allora aggiungo solo una cosa, così finiamo anche con l'aspetto visivo qua, ed è questa invece è la materia di cui mi occupo. Faccio un esempio che è specifico ed è, secondo me, trovo straordinario questo fatto, cioè questa complessità di cui, vedete, ciascuno di noi in qualche modo è soggetto. Questa complessità nella natura fisica dell'universo, ha una storia globale, è la storia dell'universo. Noi possiamo leggere la storia dell'universo, che oggi noi sappiamo che si distende in quasi 14 miliardi di anni, 13,81 miliardi di anni, questa è l'età dell'universo. La storia dell'universo la possiamo leggere in un modo interessante, non dico compiuto, ma possiamo leggerla in termini di cammino verso la complessità. Perché dico questo? Perché l'universo primordiale, se andiamo indietro di quasi 14 miliardi di anni, non sto parlando della Terra, delle stelle, dicevano, dell'intero universo. Oggi noi siamo in grado di vedere, di fotografare, non mi addentro su questo, l'ho già fatto altre volte, ma questo è proprio il mio mestiere, di fotografare come era l'universo 14 miliardi di anni fa. Uno dice, ma come fai? Ne parliamo un'altra volta. Ma quello che viene fuori è che quell'universo primordiale era di una semplicità disarmante, non aveva alcun cenno di complessità. È paragonabile all'universo primordiale, qui ho messo questa immagine di una superficie calma di un lago. Ora, questo lago, se fosse perfettamente piatto, allora quella sarebbe, diciamo,
priva di qualunque struttura, diciamo semplicità assoluta, mancanza di qualunque struttura. In realtà l'immagine, vedete, mostra delle piccole increspature. Ecco, questo era l'universo iniziale, come una brezza che soffia leggera e che muove appena appena questo universo primordiale che era a temperature altissime, non come questo lago, era ribollente perché avevamo una densità, appunto una densità, una temperatura altissima. Questo che vedete è l'analogo, questa è una porzione di quel mondo infuocato appena appena mosso da una brezza che qui è tracciata da questi colori blu e rosso, sono come le onde appena accennate su quel lago. Bene, queste lievi increspature stanno, come dire, all'inizio di una storia che è la storia dell'emergere di livelli sempre più impressionanti di complessità. Dico impressionanti proprio rispetto a questo inizio così privo di complessità. È un cammino. E questa che vi mostro rapidamente è una ricostruzione rigorosa, è il meglio che abbiamo oggi, a partire da queste condizioni iniziali. Questo è l'universo di, diciamo, circa 14 miliardi di anni fa, prima che si formassero le galassie, le stelle, i pianeti, le cellule, i cervelli umani e tutto il resto. Questo era, dal punto di vista fisico, tutto era là. Bene, a partire da quelle condizioni iniziali siamo in grado, conoscendo le leggi della fisica, di ricostruire almeno in parte questo cammino verso la complessità. Allora vedete in questa simulazione, qui vedrete un numero che scorre, che è una specie, diciamo così, di conto alla rovescia del tempo, anche se questo è un parametro un po' diverso, ma è correlato con il tempo, e quindi sono i miliardi di anni che passano, se volete, no? Ecco, allora questo è, vedete cosa succede? Le zone un po' più dense diventano sempre più dense e cominciano a formarsi delle strutture. Il grado di complessità aumenta sempre di più. Attenzione che qui la scala delle dimensioni è enorme, questi sono 50 milioni, sono circa 150 milioni di anni luce, questa cosa qua. Che come dire, la nostra galassia è un punto, i 200 miliardi di stelle della nostra galassia sono un punto in questa immagine. Ma quell'universo quasi perfettamente uniforme, vedete che col passare del tempo diventa sempre più strutturato, e questo è come una grande premessa a livelli successivi di complessità che non è possibile all'inizio. Ecco che si formano le masse di galassie, delle regioni in cui, vedete, si differenzia, la natura si differenzia, aumenta il suo grado di complessità, e a questo punto siamo anche capaci, diciamo, di cambiare la scala, di andare su una scala più piccola. Questi sono appena, diciamo, circa una decina di milioni di anni luce, e di nuovo possiamo seguire come la natura cammina verso livelli di complessità ancora superiori, ma su scale più piccole, su scale più piccole. Per cui vedete, per esempio, questi sono diversi canali di informazione. Ma se volete, forse il più significativo che possiamo seguire è per esempio questo, che è la materia a noi visibile. Questa è la materia oscura che fa come da scheletro, questa è la materia visibile, i barioni che noi possiamo vedere, e anche questa che è invece l'informazione sugli shock, cioè sugli eventi violenti che contribuiscono in questa turbolenza a generare delle condizioni di complessità sempre superiore. Ok? E infatti vedete che si formano delle strutture che alla fine, appunto, sono gli ammassi di galassie così come li conosciamo. Vedete queste onde d'urto che rendono possibile tutto questo su scale più piccole. E andando avanti, quello che succede è che queste galassie che a questo punto si sono formate si
muovono tra di loro, si scontrano fra di loro e producono galassie e ammassi di galassie così come noi li conosciamo oggi, dopodiché su scale molto più piccole questo ambiente preparato da questa storia arriva a un livello di nuovo superiore di complessità. Abbiamo la formazione dei pianeti intorno alle singole stelle. Ogni stella è un puntino, ovviamente, all'interno di una singola galassia. Qui abbiamo una recentissima immagine che ci mostra la formazione dei pianeti. I pianeti come il nostro nascono in questi dischi di accrescimento intorno alle stelle in formazione. E in uno di questi punti, in una di queste galassie, abbiamo il nostro pianeta. Ma vedete che questo punto d'arrivo, che è il punto di partenza, il nostro pianeta diventa poi il punto di partenza della comparsa della vita e dell'evoluzione della vita. Ma queste condizioni sono inserite dentro un cammino di complessità che riguarda l'intero universo. E quindi, diciamo, concludendo, volevo mostrarvi questa immagine. Vedete qua, sono due immagini. A sinistra sono fotografie, non sono disegni. A sinistra, allora, cominciamo a destra. A destra abbiamo una collezione di centinaia di migliaia di galassie. Ogni punto che vedete è una galassia nell'universo attuale. Su larga scala, l'universo, dopo tutta questa storia, se noi lo guardiamo nel suo insieme, è ancora come dei granellini di sabbia sulla spiaggia, cioè l'universo nel suo insieme non ha nella grande scala un grande livello di complessità, è semplicissimo, è una grande distesa di galassie. Solo sulle scale minute, come abbiamo visto, abbiamo questa complessità che emerge. Su scale microscopiche abbiamo la stessa cosa, vedete questo? Ogni punto qua è un singolo atomo, pensate, oggi siamo in grado di fotografare i singoli atomi. Quindi, vedete, abbiamo una distribuzione tipo granelli di sabbia. Dunque, la natura è fatta in modo tale che sulle scale microscopiche, sul nucleare, abbiamo una estrema semplicità. Sulle scale più grandi del cosmo abbiamo di nuovo una estrema semplicità. Ma le proprietà del microcosmo e del macrocosmo insieme fanno sì che sulla scala intermedia avvengano i passi estremi verso la complessità. Questo che vi ho mostrato prima, l'universo primordiale, è una cosa, è un po' una via di mezzo, perché abbiamo le più grandi scale, ma la loro l'origine di quelle strutture è microscopica. Ma soprattutto quello che mi premeva a sottolineare è che l'essere umano, l'essere cosciente, il punto dell'universo, l'universo diventa cosciente di sé, è sostenuto da un cammino cosmico in cui la complessità ha fatto dei passi che hanno permesso a un livello intermedio di scale, né troppo piccolo né troppo grande, nel mezzo da questo punto di vista, l'emergere di questo livello di complessità che è quello che ci riguarda. Ecco, quindi questa è, diciamo così, uno spunto, no? che ci può aiutare, come dire, a cogliere ciò che è proprio della complessità e vederlo nella sua collocazione, diciamo, nel campo della natura. Questi sono gli spunti con cui vorrei iniziare. La notizia da cui vorrei partire è che il mondo è semplice, il mondo non è affatto complesso,
il problema della complessità nasce dal nostro sguardo fino alla elaborazione di un modello per spiegare ciò che il nostro sguardo non riesce totalmente a contenere. E sembrerebbe una cosa banale, però spero di poter mostrare che questo è dato di partenza, evidenzia al tempo stesso l'affanno e l'invito della complessità. L'affanno perché da sempre la mente umana è stata impegnata a spiegare e a governare il mondo, e secondo le sue misure, misure che si perfezionano, si specializzano. Non è un caso che in epistemologia, in filosofia, la teoria della complessità è qualcosa che nasce nel momento, cioè che viene teorizzata nel momento in cui una macchina calcolatrice riesce a risolvere degli algoritmi, e quindi quando c'è la possibilità di simulare certi processi per prevedere l'imprevedibile, come diceva Bersanelli prima, no? Ma in realtà questo riusciamo ad immedesimarci con il problema della complessità. Se non partiamo dalla complessità come una qualità del mondo, ma come un'esigenza del nostro sguardo, e cercheremo di approfondirlo. Questo vuol dire che il nostro sguardo intelligente sulle cose e il nostro sguardo intelligente è un endiadi, perché l'intelligenza è uno sguardo, cioè non è un carattere, un quoziente dello sguardo, ma l'intelligenza funziona perché è uno sguardo, e il nostro modo di stare al mondo è intelligente, è appunto quello lì che si chiama l'homo sapiens sapiens, perché è capace di guardare. E guardando di vedere, perché si può guardare anche senza vedere, questa è un'esperienza quotidiana, no? Guardiamo tante cose ma non vediamo le cose, no? Mentre il problema della complessità nasce quando questo sguardo aumenta la capacità di vedere e si rende conto che non riesce a spiegare e a governare quello che semplicemente la realtà è. La realtà semplicemente è così, semplicemente non nel senso che sia appunto facile capirlo, no? Insomma, in breve, la complessità è un problema del nostro sguardo, che dice al tempo stesso un nostro limite, perché la realtà ci sopravanza sempre, nel grande e nel piccolo. È straordinario vedere la interscambiabilità della molteplicità delle galassie e dei neuroni. Questo forse lo riescono a far capire più che i filosofi, gli artisti, perché se voi a un certo punto c'era una tua fotografia e sembrava un pezzo di una delle cattedrali di Rouen di Claude Monet, no? È un modo analogico per intendere le cose, però forse soltanto i grandi poeti e i grandi artisti riescono a capire la sfida ultima dello sguardo rispetto alla semplicità del mondo, cioè a far capire che quella complessità riesce a stare in uno sguardo. Bene, quindi da una parte questo sguardo della complessità sta a dire una nostra
incapacità che è sempre in itinere, un'approssimazione continua, ma al tempo stesso è questa, la complessità come un carattere dello sguardo piuttosto che del mondo in sé, è l'esigenza del semplice. Perché quanto più, cioè la nostra intelligenza non ha di per sé il gusto della complessità. La complessità è il modo con cui noi cerchiamo di riconquistare il semplice. Ma questo forse è ancora un po' troppo astratto. Calato nell'esperienza di tutti noi, noi potremmo dire che l'esigenza del semplice è l'esigenza del significato, del senso, del perché, che è sempre, come il grande Aristotele insegnava, è tentativo di spiegare l'origine, la causa, ma anche inevitabile tendenza a capire lo scopo, il perché nel senso del come mai e il perché nel senso di in vista di che cosa. Ora, in filosofia e in epistemologia i sistemi di cui non mi attardo perché ne ha già parlato in maniera molto chiara e precisa Marco Bersanelli, le teorie e i sistemi della complessità hanno, diciamo, una, almeno queste tre poste in gioco. Una l'ho già detta prima: prevedere l'imprevedibile. E il secondo è tentare delle spiegazioni non lineari. La spiegazione lineare è tale per cui c'è una causa, c'è un effetto, no? Invece il prototipo della spiegazione non lineare è quando non abbiamo due corpi ma tre corpi, e nessuna coppia del corpo 1 con 2 o 2 con 3 o 3 con 1 è autonomo come spiegazione, cioè non è un insieme di spiegazioni lineari, ma è una tale, diciamo, congiuntura per cui devi sempre considerare il terzo, almeno il terzo, o un n numero di terzi, di casi, no? Non binari, non lineari. Quindi una spiegazione non lineare dice che, ma anche questo lo diceva molto bene Marco prima, che non si può, questo sistema complesso non si può frazionare in sottosistemi lineari, perché tutti i componenti sono mutuamente interagenti. Quindi prevedere l'imprevedibile, tentare spiegazioni non lineari dall'andamento delle borse al traffico, no? E arci nota quella battuta che è il titolo di una conferenza di Edward Lorenz, che era un meteorologo degli anni 70, che disse: il battito di una farfalla in Africa può causare un tornado in Texas, perché accade qualcosa infinitesimalmente, diciamo, inosservabile da noi, che può indurre imprevedibilmente una catena di conseguenze, per cui mai anche il fatto che tante volte, diciamo, il traffico in autostrada si ferma, no? E poi riprende, eppure non c'è nessun incidente, no? Ma ci sono questi strani flussi. Ora, prevedere l'imprevedibile,
tentare spiegazioni non lineari e porsi questa domanda: come emerge nella realtà la soluzione ai problemi complessi? Cioè il problema dell'emergenza, che è un fenomeno straordinariamente importante, perché non è semplicemente a livello fisico, ma è anche a livello biochimico, che è fisico anch'esso naturalmente, ma non solamente a livello della realtà non vivente, ma anche della realtà vivente, come per esempio, accennava prima, al problema del rapporto tra il cervello e la mente, e la mente e la coscienza, no? Come è possibile che emergano soluzioni coscienti? Mi azzardo ancora di più: come è possibile che emergano soluzioni libere da una congiuntura determinata o determinista? Ora, la tendenza fondamentale dell'epistemologia della complessità, che è realmente una branca che adesso, diciamo, ormai dagli anni 70, anni 60, ha avuto dei pionieri, pensiamo appunto a Bateson, l'ecologia della mente, questi sistemi di autogoverno della natura, la natura come un sistema cibernetico, no? In cui i problemi inducono delle soluzioni originali autonome. Ma c'è qualcuno che giustamente dice che il sistema della complessità è anche la teoria dell'evoluzione darwiniana, no? Cioè il fatto che ci sia la biforcazione sempre dopo un caso che nella storia naturale come si può dire, contesta la continuità, che fa deviare, fa curvare, no, l'evoluzione delle specie in nuove direzioni rispetto a quelle che avevano prima. Ma in questa affascinante prateria di ricerche, che va appunto dall'economia alle neuroscienze, dall'astrofisica alla meteorologia, in genere noi abbiamo questi due elementi, diciamo, elementi estremi: dal caso all'autogoverno, il minimo è il caso, la pura casualità, la pura imprevedibilità, se volete, la pura insensatezza, perché il caso sembrerebbe un'insensatezza. È un accident, qualcosa che accade, è un accidente non prevedibile, fino all'autogoverno, cioè fino a vedere se nella natura è possibile individuare dei meccanismi di autoriforma in cui quello che succede alle estreme periferie del sistema, anche appunto il battito d'ali di una farfalla, anche eventi microscopici, di volta in volta rifanno l'insieme, ridanno una nuova compiutezza all'insieme. Ma e infatti non è un caso appunto che gli epistemologi della complessità hanno un amico nemico sempre presente: il confine del caos, lo chiamano, perché il caos sarebbe, da un certo punto di vista, la complessità libera, no? Il caos, questo l'aveva già ben pensato Nietzsche, ma poi in un'altra vita ne parleremo. Il sistema della complessità cerca di attestarsi un millimetro prima del caos, per capire se il caos può essere ordinato, può essere governato. Per quello che ci riguarda, però, perché considero che siamo tutti quanti professori, no? Ci occupiamo di didattica, di comunicazione
delle nostre competenze, delle relazioni della nostra disciplina, del nostro modo di apprendere e di manipolare il mondo che apprendiamo, questo significa, e non va mai dimenticato, che il problema della complessità implica sempre il problema del nostro sguardo, cioè della ricerca del senso. E quindi io diffiderei da coloro che parlano della complessità come di qualche cosa di non domabile, di non mai... È vero, la complessità non è mai domabile, perché la realtà è sempre più grande di noi. E questo è il lato simpatico, non angosciante, della complessità, no? Guardate che è un sistema complesso anche un ménage familiare, o per esempio l'orario scolastico del Sacro Cuore. No, sono sistemi complessi. E noi di fronte, ma non è una battuta, perché ci può essere più complessità in un ménage familiare che nel 100 miliardi di stelle, di galassie dell'universo, no? Perché nel sistema familiare complesso c'è una cosa che è la più imprevedibile, che è la libertà. E lì può saltare veramente, può essere la soglia del senso o l'inizio del caos. Ma quello rende interessante anche per la nostra pratica educativa il problema della complessità, no? Perché la complessità, appunto, è un invito, o anche se non è un invito, infatti noi diciamo, è solo uno che non ha intelligenza, cioè è un sempliciotto, diremmo, no? È limitato, non capisce che il problema è più complesso. È così, perché il problema è ma non è, appunto, è il problema complesso, non è la realtà complessa. Cioè la complessità nasce quando noi dobbiamo dare senso, dobbiamo riconoscere il senso alle cose. E quindi dobbiamo, non per dare senso alle cose, non possiamo annullarle. Dobbiamo passare attraverso le pieghe del complesso, no? Complesso è anche, appunto, qui c'è Anna Frigerio, ma etimologicamente è un'involuzione di pieghe, cioè è un convoluto di pieghe, no? Complesso. E dobbiamo passare attraverso queste pieghe per poter capire il senso come semplice, no? E d'altra parte il senso non è mai semplicistico. Il senso, per dar prova di sé, cioè per non essere semplicemente un'etichetta che tu metti sulle cose, una tua teoria, deve riuscire a tenere la sfida della complessità. Ora, questo evidenzia ancora una volta che la cosa più complessa del mondo è proprio questo rapporto tra il nostro sguardo intelligente e la realtà. E questo, come sempre, almeno per il lavoro che io faccio nella storia delle idee, nella storia della filosofia, però credo che nel lavoro che noi facciamo, cosa significa che voi educhiate ad affrontare la complessità i vostri studenti? Che siano anche dell'elementare, perché qui c'è una collega dell'elementare che è entrata e ha detto: ricordati che ci siamo anche noi della primaria, quindi nel senso, non te ne andare per le tue praterie. No, ma che cosa vuol dire educare alla complessità? Normalmente, e secondo me in maniera riduttiva, significa caricare i poveri ragazzi di analisi su analisi sulle diverse teorie, sulle diverse problematiche, cioè complicare il mondo. No? Allora tu sei complesso, nel senso, anzi, quanto più sei confuso nel capire il senso, tanto più, diciamo, hai capito che vivi nella complessità. Ma non funziona così, perché, lo ripeto, la complessità non è un carattere del mondo, è un'esigenza del nostro dare senso al mondo,
è la sfida. Ma diceva già Edgar Morin, è un grande teorico della complessità. La parola complessità non è una parola concetto, ma è una parola problema. Cioè, complessità non indica uno stato di cose, ma un problema sulla realtà, e quindi implica sempre noi. Quindi, come fa la mia collega amica che mi ha detto prima, ma lei lo sa forse molto meglio di me, che sono della primaria, probabilmente non complicando il mondo, ma dando al ragazzino, e poi sempre di più, perché i ragazzini poi rimangono sempre ragazzini, anche se poi arrivano a 70 anni, perché è una scoperta continua, dare il senso, la, come dire, la pratica, l'esercizio della propria capacità di nessi. Cioè, si affronta il problema della complessità affrontando il soggetto dello sguardo. Così la complessità diventa qualcosa di veramente interessante, altrimenti la complessità provoca semplicemente lo sgomento dell'incapacità. Invece la complessità è un invito a capire che capacità di nessi noi abbiamo e capire la competenza della nostra domanda, della nostra interrogazione. Vorrei anche farvi una confessione: secondo me noi non riusciremo mai a semplificare la complessità, ma per un solo motivo: che non abbiamo fatto noi il mondo, e quindi è una felice incapacità. Ma come in tutte le nostre incapacità, non so se avete presente le vostre incapacità, io ho presente le mie, a livello noetico, affettivo, computazionale, tutti i nostri limiti, no? Sono, a chi sappia guardarli, un invito, sono una chiamata della realtà, non sono un muro che ci dice non sono capace, ma sono una possibilità di intensificare lo sguardo, cioè di cercare nessi. Ecco, e qui vado verso la conclusione perché ho già fatto tanto. Darei quindi queste tre, diciamo, tesi finali, che dal mio punto di vista, filosoficamente ed epistemologicamente parlando, la complessità o una teoria della complessità individua tre cose: una totalità impossibile ma necessaria, cioè fa parte del nostro sguardo intelligente alla realtà mirare all'intero, mirare al tutto. E anche se ci sembra impossibile coglierlo, anche se a volte è impossibile tenere dentro questa totalità, ma questa totalità è, lo dicevo Bersanelli prima, una relazione. Quindi la prima forte idea che ci suggerisce il problema della complessità rispetto anche alla nostra pratica educativa è che la complessità ci dice la tendenza a cogliere la totalità, che è un traguardo impossibile rispetto alla nostra, ma al tempo stesso necessaria. Non possiamo arrivarci, ma non possiamo non tenderci. Seconda idea: la complessità si poggia anche teoricamente sull'idea di semplicità. È perché noi abbiamo l'idea della semplicità che possiamo concepire la complessità. E avviene nella fenomenologia delle nostre percezioni quello che è avvenuto, come diceva Marco, all'origine dell'universo, cioè è dal semplice che deriva il complesso. E appunto, parlando l'altro giorno per telefono su questo,
mi permettevo di dire, ma in fondo poi anche tutta la fisica teorica cerca di l'unificazione delle forze, cioè di ritornare al semplice. E quindi la seconda idea è che la complessità implica e si basa sull'idea di semplicità. Che cos'è il semplice, dicevo prima, in maniera un po' più così sportiva? È l'idea della la ricerca del senso. Ma a livello un po' più tecnico, il semplice è quello che sin dall'inizio della filosofia aveva un nome straordinario, Logos. Logos viene da Legein, e Legein significa raccogliere. Quindi il Logos non è uno spirito astratto, ma è un senso che raccoglie la diversità e che cerca di mettere insieme i frammenti. Di qui la terza e ultima idea, ve lo prometto, che se questo è vero, e vi invito a verificare che questo non sia vero non soltanto, diciamo, nelle grandi idee epistemologiche, ma anche nel nostro modo quotidiano di affrontare situazioni complesse, e allora bisogna pensare che questa totalità, questa complessità non è una perdita del semplice, ma è una è uno sviluppo del semplice, cioè che ogni momento della complessità porta dentro di sé il semplice. Una volta un grande teorico della complessità, Leibniz, nella sua monadologia, scrisse una cosa che è di un fascino estremo, che ogni punto dell'universo è specchio della totalità, ciascuna a suo modo. Naturalmente Leibniz aveva, grande razionalista, aveva appunto l'idea di stendere con il logos un tessuto collettivo al mondo, di spiegare tutto, no? Però il razionalismo, per quanto sia un grave rischio, è una cosa affascinante, perché è come tendenza, non come ideologia. C'è la nil sine ratione, diceva Leibniz, non c'è niente. Anche un filo d'erba che non abbia una ragione, ma appunto, come poi da Leibniz in poi, questo ha significato che la nostra ragione è capace di giustificare tutto, ma può significare, è appunto il razionalismo asfissiante di cui noi siamo gli eredi. Ma questo razionalismo, non lo chiamiamo magari più così, questa istanza della ragione che mira la totalità, può anche significare, che cosa vuol dire che nil est sine ratione, che ogni cosa è un rapporto, che ogni cosa è un rapporto. Da questo punto di vista la complessità, appunto, non è semplicemente un'ansia, ma un piacere. Prima di lasciare spazio alle domande, vorrei un approfondimento su alcuni aspetti che già avete così introdotto. Il primo è questo: che cosa proprio nella vostra vita di studiosi consente di fronte alla complessità un atteggiamento di apertura e non di resa che può avere nel mondo della scuola, questo si vede moltissimo, può avere delle sfaccettature anche molto nobili dal punto di vista intellettuale, una sorta di cauto e garbato scetticismo, una sospensione del giudizio apparentemente rispettosa appunto della complessità, perché non si può dire, o nella peggiore delle ipotesi, questa sì, una
una risposta di tipo ideologico che è la deriva di un certo razionalismo, penso, no? Che cosa appunto non fa arrendere e invece mantiene un atteggiamento di apertura. E poi l'altra questione così, che è emersa soprattutto nella parte intervento del professor Esposito, che ci riguarda molto, tant'è che è anche il titolo di queste giornate, la relazione che esiste tra il frammento e il tutto, sempre a partire dalla vostra esperienza come l'indagine sul frammento, no? Ci ho fatto vedere già degli esempi. Può illuminare il tutto, come peraltro non si può più partire da una esigenza di totalità per capire il frammento. Nel percorso di conoscenza questo si vede tantissimo, perché in tante operazioni che noi chiediamo ai nostri ragazzi, dai più piccoli ai liceali, questa dinamica della relazione tra il particolare e il tutto è molto viva. E se non accade in modo creativo, in modo personale, non accade la conoscenza. Non solo non si risolve il problema, anche, ma non accade la conoscenza. Ma sulla prima cosa che dicevi, penso che per non arrendersi, come dicevi tu, no, di fronte a una situazione o una realtà, un oggetto che presenta questa complessità, e quindi per non perdere il rapporto, penso che bisogna semplicemente non censurare i dati che abbiamo davanti, e cioè appunto il fatto che quello che abbiamo davanti è un qualcosa di unitario e nello stesso tempo molteplice. Io penso che la resa sia nel dimenticare uno di questi due aspetti, no? Perché mi colpiva, no, le cose che diceva prima Costantino, perché quando si dice, no, dal punto di vista fisico, che la complessità è qualcosa che si riferisce a proprietà di un sistema nella sua interezza, le quali proprietà non sono deducibili dalle parti del sistema. Un altro modo di dire questo è che emerge un nuovo livello di semplicità, perché quando io riconosco il volto umano qua in mezzo a questa cosa qui, vedo la cosa più semplice. Il bimbo riconosce il volto della madre molto prima che non gli atomi o le galassie, no? Ma è una nuova qualità della semplicità, ma è semplicità proprio in quanto emerge qualcosa che è unitario, organico, riconoscibile come un dato sintetico, è quello. Ma quella cosa lì, quel nuovo livello di semplicità o di unitarietà o di soggettività, che è l'oggetto che di cui stiamo parlando, ha una ramificazione che appunto si estende fino ai confini dell'universo, ma non solo come dimensione, come totalità dei fattori. E in questo appunto c'è il gusto, no, di questo cammino alla complessità. E infatti me l'ero segnato prima, ma poi non l'ho detto, e forse anche Costantino lo accennava. Per me complesso è qualcosa di ben diverso, di ben distinguibile da semplicemente complicato. Una cosa complicata è una cosa che ti stufa. Perché? Perché
che manca di quella unitarietà, dell'emergere di proprietà sintetiche nuove, che invece è proprio del complesso, nel senso, diciamo, almeno che lo sto cercando di usare, no? Questa complessità è qualcosa che fa affiorare uno scopo dell'intero. Una cosa complicata di per sé non è detto che abbia uno scopo, anzi, se uno sottolinea quanto è complicata una cosa, è perché è già confuso, no? Ecco, e quindi penso che sia questa la questione interessante, che più nella natura, nella scienza, no? Noi andiamo a considerare sistemi complessi, e ricordate, come dicevo all'inizio, già dire che cos'è un sistema complesso è difficile scientificamente, ma comunque si può intuire questa cosa. Cioè, più andiamo a considerare sistemi complessi, quindi passiamo dalla fisica alla chimica alla biologia, ecco, quando andiamo a considerare organismi viventi, i biologi, anche i più riduzionisti e convinti, riduzionisti, non possono non descrivere la realtà in termini funzionali, cioè in termini di funzione che hanno certi sottosistemi, cioè lo scopo. Perché ciò che tu nomini di per sé ha già un suo carattere sintetico, e quindi questo carattere sintetico è in relazione con uno scopo, è verso lo scopo. Ecco, questo credo che sia ciò che ci salva dalla banalizzazione, da una parte, e dal perdersi nell'astrusità dall'altra, no? E lo diceva bene Costantino prima, è chiaro che educativamente, no, è affascinante la questione, perché si tratta di mostrare in atto uno sguardo, una lettura, una sensibilità che è dell'adulto, no? Che appassionata di cogliere l'interesse e quindi lo scopo di ciò che ha davanti, senza pretendere di governarlo, ma volendolo scoprire. E qui la seconda cosa che tu accennavi è che appunto il nesso tra il particolare e il totale. Beh, diciamo, in fisica noi sguazziamo in questo, cioè il nostro mestiere è tutto giocato in questa dinamica affascinante, no? Tra il caso particolare, l'osservazione di un particolare, che è quell'oggetto, quella galassia e quella molecola, e la sottostante tensione a cogliere in quel particolare il cenno di qualcosa che mi dica una lettura estendibile il più possibile a tutto. Questo è il gioco. Viceversa, no? Viceversa, una volta che io ho colto una proprietà generale che osservo nella natura sotto la forma di una legge fisica, questo è il prototipo, ma non solo, diciamo, anche solo una regolarità, ma parliamo della legge fisica. Ecco, una volta che ho colto la legge fisica generale, ecco che vado a incarnarla in qualunque particolare rilevante per quella legge fisica, ed è un gioco di andata e ritorno nel quale il soggetto è esposto allo spettacolo, perché lo spettacolo è questo, lo spettacolo è proprio questa relazione tra il particolare e, diciamo, la totalità e tutto ciò che è. Questo nell'ambito della disciplina scientifica, della fisica o della chimica, ma questo gioco del particolare e della totalità
sfonda ovviamente i confini di questa relazione all'interno dell'ambito scientifico, no? Perché proprio l'esigenza di sintesi, di significato, come si diceva, di scopo, amplia ulteriormente. E allora anche ciò che tu scopri appunto nell'ambito scientifico, l'ordine, la regolarità, la compaginazione delle cose evoca un senso che è ancora più grande di quello che ti dà la scienza. E quindi questo è, penso che sia il maggior gusto che noi possiamo avere. Credo che dal punto di vista educativo questo non sia tanto l'oggetto di un discorso, ma sia l'oggetto di un cuore, direi così, no? Di una intelligenza affettiva in chi educa, per cui questo che abbiamo detto accade come godimento del momento, accade come desiderio del momento, della situazione, di fronte a quella cosa che stai spiegando. Quando accade questo si comunica. Se lo cerchiamo di comunicare come una formula, rischiamo di confonderlo. È una cosa un po' strana, ma mi sembra che funzioni così. Anch'io molto brevemente sul rapporto tra il frammento e il tutto, chiedevo, no? Il frammento è un problema. Il tutto è una domanda. Il frammento pone dei problemi. Dobbiamo riuscire a gestirlo, dobbiamo riuscire a giustificarlo, a spiegarlo, a governarlo. Il tutto non lo possiamo né giustificare, né spiegare, né governare. Ma non possiamo non domandarlo. Il tutto non ha necessariamente la forma di una domanda teoreticamente impostata sulla totalità, perché il tutto non è semplicemente estensivo, ma è anche intensivo. Il tutto si può giocare nella domanda che di fronte alla persona amata uno dice: ma come mai ti ho incontrato? È la domanda della totalità. Ma com'è che sei venuta a me, no? Non conoscendoti, non e che come mai sei arrivata a me toccandomi, cioè entrando nel frammento che sono io. E due frammenti insieme così fanno già scoppiare tutto, no? Quindi non è per accumulazione, per accrescimento la totalità, ma è quasi. La totalità è una dimensione cosciente del particolare. Oserei dire, ma vi prego di non prenderlo come una notazione psicologistica, è una certa vibrazione del particolare, la totalità. E una volta il grande Martin Heidegger parlò della Erzitterung des Seins, di un tremolio, no? E di un tremito, di una vibrazione che nelle cose è la verità dell'essere, no? Possiamo chiamarla il logos, il senso, la verità, al di là di Heidegger naturalmente, no? Di come lui intende questi termini. E questo, quindi il fatto apre una domanda, il frammento pone un problema. E anche educativamente, noi non possiamo semplicemente porre dei problemi, o lo dobbiamo fare, allenare i nostri ragazzetti o ragazzoni a porsi dei problemi, ma ad aprire delle domande. Perché la logica del problema, no, è che devi trovare la soluzione. La logica della domanda è che devi spalancare la ragione, è un'altra cosa.
Cioè, nel problema c'è sempre una rete. La domanda invece è senza rete. È chiaro che non esistono domande senza problemi, è ovvio. Le domande senza problemi sono come le domande dei poeti della domenica, no? Sul grande senso della vita, fanno un po' sorridere, no? Il problema, il punto è come emerge dal problema una domanda. Cioè, è quel residuo che tu non puoi mai totalizzare, perché è senza rete. Ma mica lo dico io, la critica della ragion pura di Kant dice questo, no? Ci sono delle questioni, diceva Kant, il grande maestro di tutti noi razionalisti, ci sono delle domande che la ragione non può smettere di porsi. Perché? Perché appartengono alla sua natura. Quindi se togli queste domande, togli la ragione, ma a cui non può neanche dare risposta. E indipendentemente da come Kant risolverà il problema, perché lui qui da razionalista lo risolve, no? Ma non è questo che mi interessa dire che dovremmo anche educativamente e anche didatticamente far emergere le domande dai problemi. E solamente questo va contro quelle bellissime, diciamo, sintesi che facevi contro lo scetticismo, la chiusura ideologica, la sospensione del giudizio, che sembrano tre cose, appunto, lo scetticismo, il relativismo nichilista, no? La chiusura ideologica, appunto, i partiti, un certo modo di fondamentalismo cristiano, non so, oppure la cosa che sembra più light, più liberale, la sospensione del giudizio, ma è un'ideologia anche quella, no? E invece è molto più interessante tenere aperto il nesso tra problema e domanda. E quindi è chiaro che non esistono domande senza problemi, no? Ma non esistono neanche problemi senza domande. Bisogna aprire ogni volta il problema, no? E non stare soddisfatti di averlo risolto, no? Perché ogni vera soluzione del problema significa che tu riscopri la domanda sul perché. Solo allora lo risolvi il problema. E quindi è una cosa stranissima. Tu risolvi il problema quando non lo chiudi. E questo però, visto che mi chiedevi sul mio lavoro, quindi qui parlo ai colleghi di filosofia che sono qui, però non solo, anche all'amica della materna. C'è il mio gruccio della primaria, ma direi anche della materna. Lo diceva prima Marco, cioè l'analisi e la sintesi, che non ne possiamo, ma mi chiedo quale ha il primato. Noi pensiamo normalmente che la sintesi è alla fine, cioè che dobbiamo fare l'analisi e poi tirare le somme. Invece, analogamente, perché c'è una strana analogia tra la nostra dinamica percettiva e la formazione dell'universo. Magari una boiata, no, però cioè, ha colpito me, perché ha aiutato di più me a capire la mia materia, no? E cioè che la sintesi o è all'inizio o non potrà mai essere alla fine. Cioè, la sintesi è lo sguardo iniziale, non perché hai già fatto la sintesi, quella la devi fare alla fine, è ovvio, no? Nella classe con i ragazzetti, facciamo le diverse, beh, allora tiriamo le somme, vediamo da quello che abbiamo percorso quale passo sintetico, va benissimo, però il percorso tu lo puoi fare perché hai già il bandolo della sintesi, non perché sai come andrà a finire, no, non per quello, ma perché la sintesi è l'ipotesi, la sintesi è l'io, è la ricerca del senso, no? Se volete è ancora embrionale, non è ancora sviluppata ed è giusto che sia così, no? Perché quella sintesi iniziale non è una cosa che noi già sappiamo già, ma è il nostro modo di affrontare la storia, no? Perché la sintesi si dà nella storia,
Perciò tra analisi e sintesi non si può non partire dalla sintesi per poter fare l'analisi. Quindi c'è una sintesi A e una sintesi B. C'è una sintesi A che è la postura originaria con cui tu affronti il mondo e con cui puoi entrare a fare l'analisi. Come diceva Marco prima, certe analiticità le puoi capire perché ci vai dentro, e ci vai dentro perché cerchi qualcosa. Se non cerchi nulla, non trovi nulla. E poi c'è una seconda questione, poi mi taccio, cioè ci sono secondo me decine di modi, e ciascuno di noi può dirlo, pensando alla propria, ai propri figli, ai propri allievi, alla propria materia, ai propri colleghi, di fare sintesi tra il frammento e il tutto. Io vorrei, quello che mi sta molto colpendo è questo, che il frammento dà spazio al tutto, e questo modo è, genera bellezza. Cioè è la bellezza il segno della capacità che il frammento ha di essere sensato. Il fatto che il frammento porti in sé il tutto non è un grande programma filosofico, è una cosa semplicissima. Cioè che uno cerchi il senso del particolare. E quando emerge il senso, nasce il cosmos, cioè la realtà diventa sensata, cioè bella. Species chiamava Agostino la bellezza, no? Prima ancora che pulcritudo, perché è una misura sensata del mondo, no? E quindi il senso genera il bello, e il bello porta il senso. Quindi io sarei molto attento a, anche nel tipo di rapporto educativo che abbiamo con i nostri ragazzi, no? A mostrare questa bellezza che non è soltanto ciò di cui si parla naturalmente nell'ora di storia dell'arte o al liceo artistico, mentre nello scientifico no, cioè, qui la mia amica preside, ma no, ma è la bellezza, come per esempio uno come Marco Bersanelli ce lo può far gustare guardando le stelle, no? E già il suo bellissimo libro. Cioè una bellezza come sensatezza, no? E questa sensatezza. Allora, io dico che, lo dico sempre ai miei ragazzi, se il senso c'è, va scoperto, ma se c'è, si fa conoscere. È il senso che, il segno che si fa conoscere, il senso o il vero, è che provoca godimento, provoca piacere. Una verità, diceva sempre Agostino, che non dia piacere, una verità triste, non è una verità. E, diciamo, rischia molto nel dire questo, perché a noi sembra che appunto la verità sia dalla parte delle cose tristi della vita, no? Infatti dice, questa è la verità, no? Che ci vuoi fare? Certo, mi sarebbe piaciuto qualcos'altro, a volte è verissimo. Pensate quando si scopre una malattia nel proprio caro, è chiaro, è la dura verità, ma la verità di quella verità qual è? Cioè la verità di quello stato di cose non è una verità positivistica che è così di ingoiare la pillola e basta. La verità si dà nella storia, è il fatto che attraverso una certa cosa emerge il significato e che coinvolge te. Gaudium de verità, che diceva il grande Agostino, è il gusto, il piacere della verità, e questo gusto è anche un sapore della verità, è il sapere. E quindi ci troviamo con la mia amica Anna Pregeri. Grazie. Bene, io lascerei spazio alle domande. Prego. Magari te, chi siete? Sono Vignati. Grazie, gli interventi subito lavorare ancora molto, credo
le virtù pure sono una parte di questo, non per la complessità ma per il limite. Sì, no, ecco. La mia domanda è questa. Sentite? No. Sì, aspettate, mi dici. La mia domanda è questa. Cosa insegna? La filosofia. Lei mi ha detto, Una domanda per Sanelli, per favore. No, no, no. A tutti e due. Lei avete detto, in particolare questa frase che ho colpito. Non dobbiamo partire dalla complessità come qualità del mondo, ma come un'esigenza del nostro sguardo. Ora, questa cosa mi è chiara nello suo sviluppo che è stato dato, cioè un'esigenza di significato del tutto. E io mi domandavo perché non individuare la complessità anche nel modo in cui la realtà si dà a me, cioè come interrogativo, non come risposta. Un interrogativo che esige, proprio per la struttura che sono io, una risposta di senso. La realtà che c'è e che sono è un fantastico problema perché è un invito, perché il senso non è dato ma è dato, quindi anche in questa relazione sì. È decisamente per te. Fai attenzione perché potrebbero esserci delle sorprese, ma no, lei mi invita a nozze perché lei mi dice... sì, capisco che la complessità è un problema del soggetto conoscente, no? Però dovremmo dire che anche, cito le sue parole, è un problema, una qualità, un problema, un accidente del modo in cui la realtà si dà a me. È appunto questo l'enigma e il fascino della complessità, che il soggetto non è mai niente di soggettivo, il soggetto è sempre un'apertura al mondo. E il mondo, come diceva lei, la realtà, si dà a me. È questo che dobbiamo capire. Noi normalmente pensiamo che il soggetto, un po' cartesianamente, sia un pensiero astratto, sia una coscienza senza mondo, disincarnata, no? E invece il soggetto è sempre una realtà intenzionale, è sempre un'apertura a, no? Cioè uno spazio aperto, come due braccia aperte che accolgono uno che si vuole abbracciare, che permette alla realtà di darsi. E la realtà non è mai semplicemente quello che va fuori rispetto al soggetto, quello che comincia quando finisce il confine del mio, il limite del mio corpo, perché la realtà è un darsi. Quindi, secondo me, ci intendiamo, questa è la mia risposta, se, e quindi anch'io direi quello che dice lei, a patto di intendere sia la parola realtà che la parola io o soggetto come definizioni di una relazione. Cioè non è che la relazione fondamentale, la relazione tra un io e la realtà, perché erano già divisi, perché l'io è la scoperta, è l'apertura, è l'accoglienza del mondo, e al tempo stesso il mondo non è semplicemente l'insieme dei dati che io posso misurare, ma è qualche cosa che mi si dà. Allora da questo punto di vista sono d'accordo con lei che la complessità non è soltanto l'esigenza dello sguardo, ma anche il modo in cui la realtà si dà a me. Certo che lei viene, posso fare un commentino? Ecco, perché aspettavo un commentino, perché questo tema ci fa render conto, mi fa render conto, no? Di qual è quel livello non complesso che noi riteniamo di avere in mano. Cos'è non complesso? Questo? E quello che è non complesso, qui lo dico dall'angolatura di cui sono capace di parlare dall'interno di queste cose, cioè appunto dal punto di vista di una osservazione scientifica. Anzi, direi quasi proprio la scienza che ha questa vocazione. Cioè di estrarre ciò che è non complesso, cioè riducibile a qualcosa di totalmente controllabile, prevedibile, con una legge deterministica oppure no, ma comunque con una legge.
sottolineo solo il fatto che questa operazione meravigliosa, io trovo meravigliosa, che noi possiamo fare questo, lo trovo fantastico, cioè che noi di fronte alla realtà che mi si dà come mi si dà, in cui l'elemento più semplice, immediato e intellegibile è il volto della madre per il bambino, tra parentesi, la cosa più complessa dell'universo, no? Ma la realtà che mi si dà è questo nuovo livello di semplicità, che è riconoscere il volto della madre dell'altro, no? In questo mondo che mi si dà, questa natura che mi si dà, come mi si dà, è possibile, abbiamo scoperto pochi secoli fa che siamo in grado come esseri umani di estrarre, diciamo, degli elementi che riducono questa complessità a leggi che diventano prevedibili, che mi permettono di conoscere aspetti della realtà che non avrei potuto conoscere altrimenti, ma sono aspetti che io ho estratto dalla realtà come mi è stato, ho fatto un'operazione, quella che si chiama riduzione, che va benissimo, sono entusiasta che questo sia possibile. Qual è il punto? Che dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo fatto questa operazione, cioè che noi abbiamo semplificato, diciamo così, l'oggetto, ne abbiamo colto alcuni elementi e per certi tipi di proprietà di quel sistema abbiamo imparato a leggere l'ordine che muove questo oggetto, mi spiego. Ma poi devo fare anche quello che a me piace sempre chiamare la strada di ritorno, cioè devo ricordarmi che quello che ho imparato è una proprietà di una realtà che mi si dà come mi si dà. Non è che la realtà vera è quella che io ho ridotto, è il risultato della mia riduzione. La realtà rimane quell'oggetto, appunto, ultimamente inafferrabile, no? Che è ciò che mi si dà, che mi è dato, no? E mi è dato inizialmente sempre con la capacità da parte mia di riconoscere un livello semplice, cioè un livello a cui so dare un nome. No, scusate, no, perché mi interessa troppo. È molto interessante il fatto che l'inafferrabilità non vuol dire che non siamo ancora riusciti ad afferrarlo, ma poniamo che l'abbiamo veramente già spiegato, ma rimane inafferrabile perché dato. Infatti da tanti anni, quando parliamo di queste cose con Marco, mi ha sempre colpito spesso questa domanda, quando lui spesso dice che l'io è il punto in cui tutta la natura giunge a coscienza, no? Tutto il cosmo, no? Ma la cosa che più mi colpisce del suo lavoro non è che appunto è uno scienziato che fa le sue robine, poi a un certo punto fa una meditazione dicendo ce l'ho. No, è della funzione operativa che quella domanda sull'io ha nel fare lo scienziato. Cioè, la domanda che pongo, riporto ancora una volta, scusate, è: ma allora questa datità ha un valore specifico a livello funzionale anche nella riduzione? Perché se le due cose sono diverse, e noi diciamo, quando io finisco di ridurre e devo ridurre per fare lo scienziato, parlo della coscienza, del sesso ultimo, no? E invece la domanda è: ma nella tua esperienza questa sensibilità o vibrazione per il dato è produttiva di riduzione, cioè funziona, muove anche la tua misurazione scientifica? Diciamo, è ciò per cui gente come me fa il mestiere che fa, cioè il mestiere che noi facciamo, e parlo di un fisico sperimentale, cioè questa è la sottolineatura che vorrei fare,
Perché noi troviamo che il mondo, la natura, ha un ordine, ha una interconnessione leggibile, almeno fino a un certo punto, ma realmente leggibile. Ma per poterla cogliere non mi basta pensare, io devo osservare. E questa sottolineatura della datità, come la chiamano i filosofi, giusto, datità, essere dato, diciamo. Questo essere dato, io lo sento molto rivelarsi nel fatto che noi non possiamo esimerci da andare a interrogare la realtà, perché non l'abbiamo fatta noi. Se c'è qualcosa di commovente nell'esercizio della lettura scientifica della realtà, è proprio questo fatto che ogni persona che voglia fare questo deve inchinarsi al fatto che la realtà non l'ha fatta lui, è data, tanto che deve rimboccarsi le maniche e andare a vedere come è fatta, deve esplorarla. In questa esplorazione poi emergono tutti i fattori dell'ordine, delle leggi, della compaginazione. Ma non è come forse pensava, correggimi se sbaglio, ma come poteva essere una certa intuizione, pur grandiosa, platonica, dove l'universo è conseguenza di un pensiero coerente. Ci sembra che la natura sia più ricca di così, tanto che non basta la coerenza logica, occorre esporsi al non ancora svelato dal punto di vista dello sguardo, dell'osservazione, dell'esplorazione, no? Tanto questa realtà è data. Noi non deduciamo la conoscenza, ma la dobbiamo andare a scovare lì dov'è, la realtà lì dov'è. Non so se ricordo. E d'altra parte il fatto che sia dato vuol dire che è storico. Esatto. Che anche l'universo è una storia. È una storia del cielo, no? È una piccola notazione. È uno dei punti di più grandi interpreti della teoria della complessità, Edgar Morin, aveva detto che la complessità ci costringe a, anche questa è una ricaduta per il nostro mestiere, a superare il dissidio tra i due tipi di cultura, la cultura scientifica e la cultura umanistica, no? Perché la complessità sarebbe appunto la sintassi di ogni approccio letterario o sperimentale al mondo. Però questo appunto foraggia tanti discorsi sulla multidisciplinarietà, però forse abbiamo toccato un punto sensibile, e cioè che la diversità, cioè la separazione delle due culture, che hanno comunque metodi e linguaggi diversi, sono diverse, però perché insieme? Per la complessità, cioè perché entrambe sono due modi di riconoscere la datità, che ci sembrerebbe niente, cioè perché noi pensiamo alla scienza, alla letteratura, riconoscere il dato è troppo poco, e invece il dato è talmente potentemente ricco che non ci basterà milioni di vite per capire che cosa vuol dire che una cosa è data, scientificamente o artisticamente o letterariamente. Scusate. Allora, sono una delle colleghe della materna, sono venuta ad accendere il cruce, ma sono rimasta molto colpita da tutti dai vostri interventi, e volevo riprendere un punto che il professor Esposito ha detto, proprio parlando, quando ha ripreso Kant, la questione della domanda che nasce dal problema, ma non c'è problema senza domanda. E la sintesi o è all'inizio o non potrà mai essere la fine. Il percorso di conoscenza, insomma, lo puoi fare perché la sintesi è l'ipotesi, è la ricerca del senso. C'è una sintesi A come una postura originale con cui affrontare il mondo. A
ha preso degli appunti straordinari. Mi sembra che questo punto apra una questione etica che può accomunare tutti noi in ogni ordine di scuola, cioè sentendo i vostri interventi continuamente rimando al mio lavoro, che è lavoro proprio di noi, non piccoli, no? E mi interessa molto cogliere il tema della complessità, così come è stato detto voi, come ricerca di senso, perché capisco che è educazione a un atteggiamento con cui guardare la realtà, che può cominciare in una classe d'asilo. Ma lo dico, come dire, mi sembra che quello a cui ci avete invitato è accogliere appunto un punto etico, cioè vivere all'altezza di questa postura. Non so se mi sono spiegata. Perché adesso non vorrei dilungarmi troppo, ma io ho trovato una frase di Florenzi che secondo me è straordinaria, perché dice che cos'è l'umano, e lo dice adesso, lo dice l'umano in tutto questo discorso, che ovviamente adesso non sto a dire perché non dire male, ma ci comprendiamo, no? C'è questa questione di cogliere il senso, di trovare il senso, tutto per me. E che quella sintesi è già dentro di noi, mi dovrebbe da dire che noi siamo una totalità dentro la complessità. Questa frase di Florenzi dice così, parla di bambini, ma mi colpisce non tanto perché parla di bambini, perché quando si parla di bambini mi sembra sempre che si parli di ciò che è antologico, cioè di quello che è l'origine della persona. I bambini più degli adulti sono in grado di riconoscere la profonda differenza tra gli esseri, le cose e i fenomeni della natura, e in questo senso si può dire che il loro mondo è molto più smembrato che il mondo degli adulti. Il fatto è che i bambini non si fermano a un tale smembramento, ma lo superano con un'estrema facilità, grazie a una conoscenza interiore olistica della realtà. Una conoscenza che ha la capacità di medesimarsi con l'animo nel mistero della vita, presente sotto il velo esteriore di ogni cosa, intravedendo e sperimentando l'unità sostanziale di tutta la realtà del mondo. Allora, la mia domanda è un approfondimento di questa questione, cioè mi sembra che quello sguardo sia uno sguardo etico. Non so. Grazie. Facciamo anche l'altra domanda insieme. Chiedo un suggerimento, un consiglio proprio rispetto all'ultima cosa che avete detto, cioè il rapporto tra domanda e problema. Ci sente? Sì. Perché vorrei fare un esempio di ciò che insegni, ciò che mi succede di insegnare in questi 4 anni di insegnamento, perché si capisce. Insegno lettere in una scuola superiore. E in alcune classi negli ultimi anni mi è capitato di insegnare in parallelo italiano e latino. Quindi studiare e insegnare ai ragazzi la grammatica italiana e latina in parallelo. A dicembre una ragazza di seconda scientifico, di fronte ad alcune lezioni su alcune cose che non vi dettaglio, mi chiede di spiegare durante l'ora di latino. Era una questione che implicava una traduzione dal latino all'italiano, diciamo, un raffronto tra due strutture sintattiche analoghe. E questa ragazza, dopo alcune settimane, non molto bene, anche brava, mi richiede di spiegare questa cosa molto complessa, dicendomi io proprio non ho capito. E mi trova, da un certo punto di vista, sguarnito, perché mi sembrava di aver già fatto tutto. Di fronte a quell'argomento complesso, il latino, e la sua traduzione italiana era effettivamente difficile. Mi trovo sbalordito, tant'è che mi trovo ad avere quasi 30 secondi di silenzio davanti a loro. Questa cosa, e poi è partito il mio tentativo di accompagnarli a riguadagnare il passo che avevo già fatto. Adesso ha sorpreso il fatto che i ragazzi non fossero rimasti scandalizzati dal mio sguardo di fronte a quella complessità. Cioè, dover ripensare a come
a come farli accedere di nuovo a quell'argomento. Sono rimasti sorpresi, e io ovviamente con loro, e non mi sono sentito neanche io scandalizzato, ti staccio un attimo a pensare prima di rispondere. E la seconda cosa che accendo brevemente è che proprio questo lavoro di traduzione italiano, latino, latino, italiano, eccetera, questo raffronto delle due lingue, spesso a loro dico, guardate che la grammatica è, mi sembra, cioè è un sistema che non riesce a descrivere e definire tutta la realtà, c'è qualcosa che sfugge davvero, che prima c'è la realtà, eccetera, eccetera. E di fronte anche a questo, i ragazzi rimangono sorpresi, cioè non colgono la complessità della realtà linguistica in quel caso come appunto come uno scandalo. Perché? Perché mi sembra che quel divario tra grammatica, parlo molto genericamente, e realtà che devono andare a tradurre, gli permetta di muoversi. Per cui la traduzione non è solo un'applicazione di regole, come dire, una categoria che gestisce la complessità, ma da un certo punto di vista, generalizzo purtroppo, ma mi sembra che, come dire, che lascia loro spazio per prendere in mano quegli strumenti e fare un passo loro, spero si capisca. Allora, la mia mi sorprende perché l'affrontare i particolari grammaticali, italiano, latino, eccetera, apre la mente. Cioè, che mi sembra che, che la domanda che quei particolari problemi pongono sia questa. Io insegno da pochissimi anni, perché sono ancora molto, molto acerbo su questo. Prova gusto a me e prova gusto in loro affrontare così i singoli problemi specifici della grammatica, perché aprono anche a questa domanda. Cioè, i ragazzi sorprendono che sono fatti per questa avventura affascinante. Però io pongo a voi la domanda, non so. Ti chiedo un aiuto su questo. Tanti noi abbiamo dei particolari di questo tipo, più o meno diversi, ma per cui l'affondo del particolare sembra far sorgere una domanda del genere, ma chiederei un aiuto su questo. Sì. C'era la tenista domanda, c'era questo lato. Porta la domanda in prima. Scusate, è che non volevo aspettare troppo perché sennò si perde quello che aveva detto Bersanelli. Io sono Luisa, insegno a un liceo scientifico. Volevo riprendere la voce, sono velocissima, quindi, anche perché sono tantissimi spunti, sintesi, realtà, dato, è complicato, però no, non è complicato, ma quello che mi ha stupito, quello che mi ha stupito è che a un certo punto mi sono emozionata, ma non era per un fatto razionale, questo mi ha stupito. E volevo farvi semplicemente queste osservazioni, richiesta di eventuale, se c'è un senso vero in questo che sto dicendo. Il vedere, io sono una fisica, formazione razionalistica, ci siamo, intravedere cose descritte matematicamente. Dà una grandissima soddisfazione quando risolvo il problema. Ma l'emozione vera io l'ho avuta, per esempio, quando ho visto la prima volta la foto degli orbitali atomici, che avevo risolto matematicamente, ma poi li ho visti e ho detto, caspita, esistono veramente. Ci siamo? O mi viene da dire quando vedi la foto della Terra, che sei benissimo che c'è che tonda, ma quando la guardi, io tutte le volte che vedo le foto del cosmo, dico che bello, che bello, che bello, ma la più bella è la Terra. Cioè, non so come dire, quando vedi quello che hai risolto razionalmente. E niente, basta. Tra le domande che mi avete aperto, ne scelgo due che mi sembrano molto importanti per il mio momento adesso, ricadendo tutto sul nostro lavoro di insegnante. Mi ricordo innanzitutto la questione della moralità. Io mi sono accorto a un certo punto della mia vita di insegnante che se gli alunni non assumevano un atteggiamento e perciò una moralità,
io potevo parlare perfettamente per approssimazione, potevo fare quello che volevo, potevo mettere insieme un teatro più o meno interessante e tutto finiva lì. Non accadeva nulla di reale nell'ordine dell'apprendimento e della conoscenza per loro e per me, e diventavo particolarmente nervoso perché per me risultava tutto asciutto e abbastanza inutile. Allora, volevo richiamare questa cosa che avete accennato entrambi della questione della moralità come affettività, perciò come destare l'affezione al reale, prima domanda. Seconda domanda invece è più di questo tipo, no, non cambia molto, ma si declina in una veste che, di cui non avete parlato, ma di cui si coglie dietro le vostre parole. Se il soggetto è il soggetto e non un sistema di regole, quindi un uomo, immancabilmente non è solo. Cioè, si coglie la sua personale prospettiva di fronte all'essere, ma a un certo punto non è solo. Allora, come la comunità degli uomini è fondamentale nel processo conoscitivo? Questo è una declinazione di quello che diceva Cristina prima, anche un po' esplicita. Cioè, io mi accorgo, e sempre sulla questione della domanda e del problema, io mi accorgo che quando spiego certe, io insegno una parte fisica, appunto, che quando spiego certe cose, i ragazzi vogliono la risposta del problema. Cioè, lasciare aperta, cioè, Santino prima diceva che il problema non deve chiudere, che è anche uno dei temi di Presti, forte, e tutto dicendo con l'affettività di cui parlava Presti. Noi, io sono davanti, cioè io sono davanti a tanti studenti che invece vogliono una risposta precisa, pulita. E quindi dire che una cosa vale solo in un certo caso, per loro vuol dire che in tutti gli altri casi si ha una gran paura. Oppure, non so, rispetto alla relatività, per esempio, che la Terra sembra sfuggire sotto i piedi, il fatto di delle domande aperte fanno paura. E lì mi accorgo che da un lato c'è di sicuro come la mia certezza di questa datità, che in loro cioè che in qualche modo li conforta, ma c'è anche un passo loro, che mi sembra il passo di affettività che dice Presti. Cioè, che cosa può aiutare a stare di fronte, a veramente tenere aperta la domanda? Perché mi sembra che per storia, per tantissimi motivi, spesso e volentieri loro si sentono confortati se le cose sono chiuse, chiusate, definite. Sì, capisci. Wow, ragazzi. L'anno scorso abbiamo cominciato a riflettere in modo, sono temi su cui si riflette sempre, ma l'anno scorso in maniera un po' più sistematica su questa faccenda della complessità. E l'anno scorso, mentre questo pensiero in me, mentre mi accompagnava questo pensiero, leggevo il Purgatorio di Dante con i ragazzi di quarta, che insegna lettere, e mi ha accompagnato questa lettura, e ho ritrovato nella figura di Virgilio tanti spunti che mi hanno fatto pensare. In particolare c'è un punto, Virgilio compie, come dire, la sua figura di maestro e padre nel Purgatorio, però nulla sa del Purgatorio, non è competente del regno del Purgatorio. L'apice l'avevo trovato in Purgatorio 20, quando crolla la montagna del Purgatorio, cioè c'è il terremoto, segno che un'anima si prepara ad andare in paradiso, lì è stazio, crolla la montagna del Purgatorio, e a un certo punto Virgilio si gira e, guardando il suo Dante,
il suo discente sempre impaurito, quasi sempre impaurito, gli dice questa frase, dice: non dubbiare che io ti guido, non dubbiare. Certissimo, crolla la montagna, lui non sa perché sta crollando la montagna, lui non sa il motivo di quel crollo, lo spiegherà poi Stazio. Allora, visto che oggi si è parlato, riprendo anch'io la frase di sintesi, se non è all'inizio, non è neppure alla fine, la percezione di questa magnifica figura di Virgilio mi ha fatto intuire che in lui c'è qualcosa, c'è una certezza, molto prima della sua competenza, indagine, si è ripetuto tante volte. Però avrei proprio bisogno di capire di più di che cosa parliamo quando diciamo questa sintesi all'inizio. Perché adesso abbiamo detto tantissime cose e non ho le idee chiare. È la cosa di cui ho più bisogno per poter fare un percorso, e quindi in qualche modo anche ironicamente per poter fare l'insegnamento. Aggiungo anche la mia. Posso? Prima perché sono stata tirata in causa 3-4 volte da, anche perché avvicinandomi a questo incontro, pur avendo essendo stata insieme nella definizione, mi stavo domandando questa complessità, che problema fosse realmente per me, per questo livello della mia scuola, no? Non perché le cose siano facili, penso che questo sia evidente. Ma adesso mi inserisco invece su questo aspetto. Tra il dato e tutto, il problema della strada, nel senso che mi sembra che a volte, sia come insegnanti, ma spesso anche nel rapporto con le famiglie, davanti alla complessità che emerge in un particolare, si sia come incapaci di fare una strada. E il particolare, il dato, non è significativo per la strada. Invece, anche davanti a delle situazioni, io dico complesse, nel senso in cui questa struttura semplice non si intravede, a me pare che ci sia sempre un dato da cui partire. E non ci sia mai qualcosa di impossibile. E siccome a volte viviamo anche degli insuccessi, avere la certezza del dato e partire da lì, penso che sia anche il compito della nostra amicizia come colleghi, di aiutarci a ripartire. Diciamo, fortunatamente siamo ben lungi da pretendere di rispondere a queste domande in modo completo, anzi credo che la cosa, il scopo forse anche di questa conversazione, di questo lavoro di questi giorni, sia proprio quello di aprire un lavoro che deve essere continuato. Ognuna delle osservazioni meriterebbe tanto, ma provo a dire, parto da quello che diceva Prestipino, come destare affezione al reale, perché veramente questo credo sia il tipo di legame che conduce a uno sguardo semplice e non impaurito sulle cose, no? E diciamo, quello che per la mia esperienza entra in gioco in modo affascinante e drammatico è la nostra affezione al reale, la mia. Di che natura è la mia affezione al reale? A cominciare dalla disciplina che insegno.
ma senza soluzione di continuità al rapporto di coloro con i quali sono chiamato a lavorare, o senza soluzione di continuità alla strada, al destino dei ragazzi che ho davanti. Di che natura è la mia affezione a questa realtà? È questo che entra in gioco, no? E quindi è proprio una... espansione di quello che è un'esperienza in atto, che può, non solo che può, ma che di fatto introduce a un tipo di atteggiamento, si diceva etico, morale, ma io direi, anch'io direi innanzitutto affettivo, perché da lì poi nasce l'etica, la moralità nei confronti delle cose. E dico solo due aspetti, no? In parte già toccati, cioè, scusa, ed è questo che, secondo quello che diceva l'altro intervento, non scandalizza anche nel nostro limite, no? Come insegnanti. Cioè io credo in realtà che noi guadagniamo, tra virgolette, in autorevolezza quando siamo disposti a giocarci in nome di questa affezione e non tanto in nome di una nostra pretesa perfezione. Autorevolezza nei confronti dei ragazzi, no? Appunto, perché credo che ciò che caratterizza uno sguardo credibile è questo amore incarnato al dato, alla realtà, alla disciplina, alla persona, ma che non la riduce, ma che ha come un orizzonte in cui innanzitutto il soggetto di questa, o meglio, l'oggetto a cui desidero indirizzare l'affezione dei ragazzi non sono io. L'oggetto a cui desidero che il loro sguardo sia rivolto non sono io, ma capisco che io sono chiamato in questa dinamica come un Virgilio della situazione. E quello che è chiaro è che appunto è la realtà l'oggetto, è la realtà, è ciò che è dato, di cui io faccio parte come un frammento nel tutto, no? Appunto. E il senso, senza una esperienza del senso, noi non siamo in grado di affezionare noi stessi o altri all'oggetto di cui ci occupiamo. E credo che, a proposito di complessità, no? Dicevamo la cosa più complessa che c'è è l'uomo, è l'essere umano. Abbiamo parlato di cervello, ma diciamo è la persona. Ma c'è una cosa più complessa di un essere umano? Due esseri umani, una comunità di esseri umani. Perché, lo diceva anche Costantino prima, è di nuovo nella relazione, ed è una relazione libera. Quindi quasi introduce un livello ulteriore, no? È affascinante la questione. Ed è questo soggetto comunitario, di questa realtà comunitaria che assicura la possibilità di una strada. Io credo che anche la domanda che faceva, la seconda domanda di sempre di Presti, ma anche che è emersa dopo, no? Dalla Renata, cioè che una strada è possibile proprio dentro la stessa dinamica di relazione in cui io sono educato, che è appunto una condivisione di uno scopo. Credo che quella sintesi, ma adesso poi Costantino su questo certamente tornerà e approfondirà,
quella sintesi che non può non esserci fin dall'inizio, è qualcosa che è successo. Cioè qualcosa che ci è successo e per cui condividiamo lo sguardo affettivo e curioso e carico di affezione alla realtà. È qualcosa che è successo e che dà il presentimento che tutto sia voluto, no? Perché dato è anche qualcosa che hai donato. So che sono cose che abbiamo già sentito in tanti, ma possono ancora commuoverci. È come vedere, come diceva la Luisa, è come vedere per la prima volta quello che desideravi vedere, che magari avevi capito, ma che quando vedi è come se fosse totalmente nuovo, no? Ecco, è qualcosa che è donato. Capire non è risolvere, non è azzerare la caratteristica di essere donato di ciò che hai capito, anzi, c'è un dono in più, che ti è stato dato di capirlo, di vederlo. Ecco, credo che questo sia il tipo di affezione crescente che uno può vivere e può stupirsi sempre di più col passare degli anni che le cose non si fanno da sé, che io non mi faccio da me tanto quanto ogni cosa non si fa da sé, quindi mi è data. E questa è l'origine dell'affezione, è ciò che ci rende maestri, possibilmente maestri, cioè gente che vive questo stupore di sé. E allora questo poi si declina in modi che possono diventare creativi e anche nuovi e sempre approssimativi, perché è un cammino, è una strada. Io tenterò di rispondere mostrando come alcune domande che sono state fatte sono risposta alle altre domande. Per esempio, partiamo dalla domanda: cosa vuol dire che la sintesi è l'inizio? Che la sintesi è l'inizio coincide con il problema di uno sguardo, come è stato chiamato, etico o affettivo. Torniamo a Leonardo. Qui si gioca tutto il problema della complessità. Perché è un caso particolare. Questa donna, la Madonna, non so, guarda quel frammento, quella faccia. In che senso è morale o affettivo quello sguardo? Adesso non stiamo a vedere se è meglio chiamarlo morale, cioè ci siamo intesi sul problema. Lo sguardo affettivo si gioca perché questa donna si chiede: ma chi sei tu? Chiede quel bambino. E al tempo stesso, di rimbalzo, si chiede cosa vuol dire che gli è stato dato. Allora, la sintesi all'inizio non è a livello intellettualistico, cioè che noi sappiamo già in anticipo il senso del tutto. Questa sintesi sarebbe faustiana, no? E l'ideologia pura. Ma la sintesi è che noi siamo già in quella relazione per cui ciò che accade, il frammento che accade, perché accadono sempre dei frammenti nella nostra vita, delle cose particolari, no? E ci viene dato, ma ci viene dato non meccanicamente, ma toccandoci e quindi destando la nostra domanda. Sembra dire, ma sembra parlare per lo sguardo di Leonardo, della donna di Leonardo, ma tu chi sei? No? E com'è che mi sei stato dato? Allora, a questo livello la sintesi iniziale, una, diciamo nel senso più cognitivo, una disponibilità di attenzione, neanche di elaborazione del senso,
ma di semplice attenzione. Ragazzi, attenzione, dice la professoressa o il professore, fate attenzione. È lì l'inizio dell'affezione. L'inizio dell'affezione è nel fare attenzione. Poi di lì, diciamo, arriverà anche l'affezione nel senso più sentimentale, nel senso nobile del termine, no? Però all'inizio, a livello cognitivo, l'affezione, che è la sintesi, no? Affectus, sono stato colpito da, e quindi reagisco in questo sguardo, no? Perciò è affettivo questo sguardo di questa donna, perché è colpito dallo sguardo di chi sta guardando. E l'inizio dell'affezione, cioè dello sguardo etico, è prestare attenzione, perché altrimenti l'affezione sarebbe come uno sforzo di sopra le righe, un po' di come dire, fare la nostra immagine la realtà, mentre insisto sul fatto che potrebbe sembrare minimale l'attenzione, perché ciò che ci innamora della realtà è il modo con cui la realtà ci chiama. E uno si può innamorare anche di una realtà che sembrerebbe negativa, se però è chiamato, si sente chiamato, no? Guarda, questa cosa qui secondo me vale sia per gli esperimenti dell'astrofisico come per la sensibilità del grande poeta, no? Sia per uno che, diciamo, non fa né astrofisica né esperto di poesia, ma semplicemente vive un rapporto con la realtà, no? E mi raccontavo un fatto mentre venivo in macchina di una semplice donna a cui, diciamo, è morto figlio, era uno di quelli che era in macchina quando ha trovato il ponte a Genova. Non era neanche italiano, era latinoamericano, senza papà, e viveva forte con la madre. E quando una persona è andata, che non conosceva questa donna, né lei conosceva lui, quindi è una pura sintesi prima dell'analisi, no? È andato a dare le condoglianze, a dire, e lei ha detto, ma comunque per me è stato chiaro che era in prestito mio figlio, cioè è un modo semplice da dire mi era stato dato. Adesso il prestito è compiuto. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto che lo sguardo etico è come nella capacità di cogliere fino in fondo il dato. E questa cosa qui non è un'aggiunta sentimentale rispetto al lavoro della didattica o al lavoro della ricerca, ma è il cuore. Tant'è vero che quando il brillante latinista che è intervenuto ha detto, che è brillante, si capiva, però gli chiedono per tre volte, ma lo puoi spiegare? E lui è piccato, ma come? Non l'ho spiegato bene. Ma cos'è interessato il suo racconto? Lui ha capito, ma ha ricapito lui la domanda, che cosa c'entra la grammatica con la realtà, no? Quindi questa cosa qui, quindi il problema del tutto del frammento, non è che allora noi mettiamo insieme tutti i cocci, ma che dentro il nostro coccio, il nostro particolare, si investi quella domanda. Allora, come in quelle cose che stanno sulla settimana enigmistica, no? I puntini, tira le linee, no? A poco, chissà quando, dovrà crollare la montagna del purgatorio, per capirlo, no? Non riusciamo mai a vedere il... Rassegniamoci, però è una bella rassegnazione, perché vuol dire che continuiamo a cercare, no? Perché siccome i punti sono infiniti, per quanti algoritmi risolviamo, ci sarà sempre un riporto non, diciamo,
calcolabile, non totalizzabile. Ci sarà sempre un resto fastidioso o affascinante. Tanto che la nostra amica dice: aveva risolto tutto, era tutto a posto. Poi ho visto la Terra e mi sono emozionato. Soltanto su una cosa io lo direi in un'altra maniera, perché lei ha detto: mi sono emozionata, ma non era un fatto razionale. Ma forse era il compimento della sua, delle sue dimostrazioni, perché ha mostrato come la verità fa godere. Non dà semplicemente la soddisfazione dicendo: ecco, ci sono riuscito, ma straordinariamente ha compreso come la soluzione di alcuni enigmi matematici del mondo c'entravano con la sua persona. E sembra strano, perché cos'è la mia persona rispetto alle leggi di Newton, no? Però se uno, facendo le leggi di Newton, si commuove, no? Vuol dire che cioè non è un'extra conoscenza, si ricompie la conoscenza. Accade di nuovo Newton. Come? Quando noi ci commuoviamo leggendo l'Iliade di Shakespeare, o Leopardi, o ci interessiamo leggendo Aristotele, accade allora Aristotele. Non dipende da noi Aristotele. E neanche le parti, c'è lì, no? Però io dico sempre che il lavoro che noi facciamo all'università, in classe, è come quello dei direttori d'orchestra. I direttori d'orchestra non sono loro, mannaggia, ma non sono loro i compositori. A volte succede, però lo spartito c'è. Eppure cambia tantissimo la musica da come tu la interpreti. Cos'è l'interpretazione? Una cosa soggettiva. Certo, è soggettiva, ma per far parlare lo spartito, per far parlare la realtà, è lì che si gioca il fascino anche della nostra avventura. E direi che basta così. E per il primo non più altro, se non comunicare, penso di tutto un sentimento di gratitudine immensa e di ulteriore consapevolezza del privilegio che abbiamo a fare questo mestiere, perché è un mestiere che ci interroga, ci interpella, ci chiama ad essere veri umani, non sopravvivere altro. Bene, grazie per l'attenzione, veramente grazie.